Lì prima si sente, Si sente? Ok. E sta registrando? Sì, ora c'è sta registrando. Sta registrando? Sta registrando. Perfetto. Allora, ok, allora tolgo tutto, io vedrò sul mio. Allora, avevamo detto, e qualcuno di voi ha già fatto prototipazione, quindi ha già idea di come si fa un modello 3D e come si tratta. Però visto che c'è qualcuno che ancora non l'ha fatto, quello che avevo intenzione di fare oggi è presentarvi un software che si chiama Fusion 360, distribuito da Autodesk, che è la stessa che fa AutoCAD, per capirci. Quindi è uno strumento molto professionale e soprattutto è free, nel senso è free per gli studenti. In realtà costa tipo un paio di 1.000 euro all'anno la licenza, però per noi studenti è gratuito, quindi potete tranquillamente scaricarlo e averlo su qualsiasi dispositivo che non sia Linux. Questa è un po' una cosina. Vabbè. Lo so, sì. Rob ha provato a metterlo anche su Linux, ma ci sono svariati problemi. Però ecco, avere uno strumento così potente come Fusion gratuitamente è sicuramente qualcosa che, visto che non lo fa nessuno in nessun corso, penso sia utile avere un attimo l'idea. È simile a SolidWorks, grazie, e con qualche piccola differenza. E quello di cui ci occuperemo nelle prossime tre lezioni è un'introduzione a tutto ciò che riguarda la stampa 3D. Non avremo tantissimo tempo, quindi la stampa 3D, diciamo che è un'attività che richiede molta pazienza e dedizione, quindi non avremo tutto il tempo per dedicare, per avere appunto questa pazienza. Però se avete modo di provarle, insomma, sono sempre qui. Ovviamente qualsiasi cosa venite prima a chiedere a me prima di usarle, non per qualcosa, ma perché magari usate fili che non vanno bene e comunque vi posso dare una mano se siete Beh, interessati. tendenzialmente diciamo sui progetti dei corsi. Sì, certo. No, no, non per ovviamente, scusate, ho fatto dopo una precisazione, sì, ovviamente per cose. L'obiettivo di queste tre lezioni è riuscire insieme a progettare e poi alla fine appunto stampare un pezzo che c'era la possibilità. Dovevano attaccare la telecamera sul coso, no? Sul TurtleBot. Daniele? Mi serve una telecamera sul TurtleBot a qualcuno? Avevo sentito sta cosa. Sì, almeno una ci servirebbe. Ah, Ci sto, chi ma ero? non ci Ciao sto, Simo. Rob. Sto gestendo cose allucinanti da qua. Ok. Dalla regia mi dicono che almeno uno ne servirebbe, Però quindi te sento. faremo un supporto per la telecamera. Volutamente non vi ho dato il link e i riferimenti per scaricare Fusion 360 prima della lezione, perché ho pensato che se aveste avuto il software davanti, magari provavate a seguirmi nel fare le cose, perdevate qualche pezzo, e invece avendoci poi la lezione registrata ve lo potete rivedere a casa. Almeno adesso avete un'idea e vedete quello che sta succedendo. E intanto lo apro, che magari ci mette un pochino. Ok, in modo tale che poi ve la rivedete, e qualsiasi cosa ovviamente noi stiamo sempre qua, quindi venite, chiedete e vi sarà detto. Allora, la cosa importante da dire è che è un software enorme. Quello che vedremo oggi, cioè il tempo è veramente poco, quindi non c'è la possibilità di esplorare tutti i meandri. Se poi ti apri, mi fai pure un favore. Ok, si aprirà. Non ci sarà modo di esplorare tutte le caratteristiche, ma sono veramente tantissime le cose che si possono fare con questo software. Eccolo. Sono veramente tantissime, e questa è un'altra cosa che vedremo successivamente. E diciamo che, a differenza di una classica progettazione 3D, quello che c'è da tenere in considerazione sempre quando si parla di progettazione rivolta alla stampa 3D è che abbiamo a che fare con qualcosa che funziona a strati.
Cioè, non so se avete mai avuto a che fare con una stampante 3D o comunque l'avete mai vista come funziona. Gran parte delle stampanti 3D quello che fanno è stampare, appunto, cioè sciogliere fondamentalmente del materiale e distribuirlo sul piatto partendo dalla base e andando verso l'alto. Questa è un'accortezza che bisogna sempre tenere in considerazione perché nel progettare un pezzo potreste incorrere in punti deboli dell'oggetto che ve lo fanno rompere già togliendolo dal piatto. Non ci ha mai messo così tanto, probabilmente la condivisione schermo con uno schermo così grande gli sta dando fastidio. Ok, ci siamo quasi. Imbecille. Non credo. Che vuoi qua? Non niente. Allora, questo è l'ambiente che vi troverete di fronte quando scaricherete il vostro programma. Avete a disposizione lo scaricherete ovviamente con il vostro account. Aspettate che se faccio così, continuo a registrare. Sì. Dovrebbe, giusto? Si vede bene, ok. E, avete a disposizione anche uno spazio cloud. Non è ben definito quanto spazio avete, però insomma io ho tantissimi progetti aperti, insomma vi faccio vedere qualcosa, ma è abbastanza. Oh, qua. Queste sono tutte le cose che poi vi ritroverete, potete dividerlo in cartelle, tipo quello che vi ho fatto vedere prima, che è il drone dell'anno prossimo, sta tutto qui dentro, e avete sempre a disposizione tutti i pezzi che avete progettati qui di lato e potete prenderli e inserirli in nuovi progetti se magari avete un pezzo fatto da una parte e lo volete usare su un altro progetto. Ok, quindi qui avete tutti i vostri progetti, adesso togliamoli che tanto non ci interessa. Vediamo un attimo l'interfaccia, avete a disposizione un mondo 3D, qui sopra avete un cubo che vi permette di impostare la visuale con le isometrie, quindi dall'alto, così di fronte, in basso, eccetera, eccetera. E se tante volte vi perdete la cosa, aspetta, adesso ve la spiego questa cosa qua, vi ritrovate in una posizione strana, basta cliccare sulla casetta che vi riporta nella posizione più corretta. Fondamentalmente le cose da sapere più importanti sono, ok, questo è un tipo di selezione, adesso ci arriviamo. Allora, questa cosa qua dovrebbe cambiare da Mac a Windows, non l'ho mai usato su Windows, quindi non ve lo so dire, però se qualcuno poi usa Windows e lo installa, viene e lo vediamo insieme. Fondamentalmente con la rotella andate avanti, zoomate e dezoomate e con il Mac tenendo premuto il maiuscolo e la rotella centrale, so che è un po' tricky, però avete la possibilità di muoverlo come vi pare a voi. Ok, fondamentalmente quindi la stampa 3D, cioè la modellazione 3D si basa su quelli che si chiamano schizzi o sketch, e quindi da lavorazioni, queste che sono lavorazioni 2D, quindi dal 2D poi si riporta tutto quanto in 3D, dando appunto una tridimensionalità. La tridimensionalità ci sono veramente tantissimi tool per darla a seconda di quello che si deve fare. Ovviamente adesso proveremo a vedere qualcosa, c'è un altro mondo ovviamente da esplorare, il tempo è poco. Come dicevo prima, le cose che si possono fare sono veramente tante. Fusion ha anche integrato un modulo, ecco, stampa 3D, che vi permette di convertire il vostro corpo già con un linguaggio che legge la stampante. Questo poi ne parleremo la prossima volta di come funziona, ma non l'ho mai usato perché ci ho provato una volta e non mi piaceva, ne uso un altro che si chiama Cura, che è un software che usano tantissimi, è molto ben documentato e qualsiasi cosa si cercate la trovate su come si fa su Cura, quindi questo qui non lo uso. Altre cose che si possono fare appunto sono i render, c'è cioè possibilità di fare animazioni, cioè c'è veramente un mondo. C'è anche la possibilità addirittura di lavorare su un oggetto, per esempio, e creare più piani e anche, per esempio, avere a disposizione la circuiteria, per esempio. Cioè, voi non dovete progettare solo come
è fatto il mouse, per esempio, quindi solo la scocca, ma anche come montare effettivamente la circuiteria all'interno, e quindi c'è anche un tool che ti permette di fare la progettazione del PCB all'interno, cioè è veramente molto avanzato. Ovviamente ci vorrebbe un corso da 6 crediti per fare tutto quanto, quindi lasciamo stare. Quello di cui vorrei parlarvi oggi principalmente è appunto come fare banalmente dei semplici oggetti in 3D. Quello che succede nel momento in cui si clicca crea schizzo è che ci chiede su quale piano vogliamo iniziare ad operare. Vedete che così ho selezionato il piano, diciamo, XY, orizzontale. Questa è una parete verticale, questa è quella laterale. Ovviamente dipende sempre dal punto di vista. E è importante partire così, dal basso, perché in questo modo poi l'oggetto ovviamente risulterà messo bene, cioè messo com'è il sistema di riferimento dritto, quindi nel momento in cui esportate l'oggetto che avete creato vi verrà messo bene, nel momento in cui poi lo passerete sull'altro software di cui vi parlavo prima, che cura, che vi serve per poi passarlo sulla stampante. Quindi si parte così e vedete che cambia l'interfaccia, perché adesso siamo entrati in uno schizzo e avete la possibilità di fare linee, rettangoli, cerchi, specchi, adesso ci arriviamo, poligoni di vario tipo, poligoni regolari, scritti, circoscritti, ellissi, cioè veramente di tutto. Adesso vediamo qualcosa e più che altro volevo darvi dei consigli su come è meglio progettare un pezzo piuttosto che farlo a caso, nel senso che a proposito ci sono anche tantissime shortcut, per esempio per fare il cerchio basta premere C, non serve andare per forza sul cerchio, vabbè queste qua sono cose che in realtà potete anche rimpostarvi, è molto versatile, cioè potete anche, non ti piace con la C, lo vuoi con la K, lo puoi fare, cioè è molto versatile. E quindi, per dire cosa? La prima cosa importante è partire sempre dall'origine. Perché? Perché l'origine ti dà già un vincolo, è l'unico punto che è già vincolato, che è noto sulla mappa, sul piano. Che significa vincolato? Significa che se io faccio una riga qui, a caso, ok? E avete visto che c'è la V per dire ok, ho finito, perché altrimenti mi permette di farne altre, vedete? A un certo punto gli do V, che succede? Io adesso, vedete a fianco al mouse si fa quel simbolo lì che è il simbolo della riga, se voglio uscire premo ESC e torno al mouse, al cursore normale. Questa qui non è vincolata da nessuna parte, quindi posso muoverla, ok? E questo è un problema perché, vedete che può succedere? Qualsiasi cosa. Questo è un problema perché nel momento in cui avete uno schizzo, tutti gli schizzi del vostro pezzo sono ben definiti e ben vincolati, è molto più semplice poi andarli a modificare se c'è qualcosa che non va. Per esempio, progettate un pezzo, non lo so, mi serve da fare il tappo di questa bottiglia, lo progetto, tutto quanto, faccio le filettature, tutto quanto, poi lo vado a provare, lo stampo, lo vado a provare e vedo che devo ridurre di 2 mm la larghezza della filettatura. Come faccio? Vado, cioè se c'è uno schizzo ben definito, fatto bene, è molto più semplice. Altrimenti se si parla di progetti complicati, magari poi dopo vi faccio vedere qualcosa, se si parla di progetti complicati, cambiare qualcosa a monte rischia di generare un effetto a catena che è veramente disastroso, perché poi lui non si ritrova, dice no, questa estrusione me l'hai fatta così, e quindi succede veramente un casino, fidatevi. Allora, quindi la cosa importante da fare è... Ah ok, allora vi faccio vedere anche quest'altra cosa, quella della selezione. Allora, selezionando da sinistra verso destra, vedete che avete questo, il rettangolo che si viene a formare è di questo colore, io c'ho un problema con i colori, quindi è di questo colore qua, non lo so che colore è, e in questo modo selezionerete il pezzo solo se lo... Vedete che se ne seleziono mezzo non me lo seleziona, mi seleziona solo questo punto, perché il punto è un elemento che posso selezionare. Per selezionarlo tutto devo effettivamente prenderlo tutto. Mentre facendo la selezione dall'altro lato, vedete che cambia colore, è più chiaro, e basta selezionarne un pezzo che già mi prende tutto quanto il pezzo.
questo è comodo, dipende da quello che state facendo, e a seconda di quello che state facendo usate o una o l'altra modalità. Allora, come dicevamo, partire dall'origine, io guardo di qua perché sennò mi attorcicollo. Partire dall'origine sempre, perché in questo modo possiamo definire, vedete che già lui vi imposta, dice quanto la vuoi lunga questa riga, quanto la vuoi inclinata questa riga, e io già posso dirgli, per esempio, vado a braccio, la voglio di 50 cm e non gli dico niente sull'angolo, ok? Quindi lui, vedete che mi fissa un vincolo che mi dice che questa riga qua è sempre, sarà sempre di 50 cm. Però vedete che la linea rimane blu. Rimane blu perché? Perché effettivamente non è del tutto vincolata, perché se io lo vado a prendere questo punto, la posso ancora girare ovviamente, perché non gli ho dato non l'ho fissata completamente. Come faccio a fissarla completamente? Tasto D e... no. Ok, sì. Ogni tanto si arrabbia, quando non gli piacciono le cose si arrabbia. Col tasto D potete misurare, potete fissare. Ok, aspetta, ve lo faccio vedere così. Vi serve un'altra riga di riferimento per farlo col tasto D. Ok, facciamo finta che questa è fatta. Ok, allora io vi dico così, vi faccio tasto D su questa e mi dice, ok, che angolo lo vuoi? Lo voglio a 45 gradi. Aspetta, prima io lo fissa, ok, lo voglio a 45 gradi. Adesso è diventata nera perché non la posso più muovere. C'ha due vincoli e quindi non la posso più muovere. Questa riga che ho fatto l'ho usata solo come costruzione, riga di costruzione, quindi posso definirla a sua volta come una riga di proiezione, perché magari non mi serve come riga per delimitare un pezzo, e quindi la definisco come riga di proiezione. Questa anche è una... diciamo un buon modo di fare le cose, non è obbligatorio ovviamente, se la lasciate riga così non succede niente, però premendo X vedete che è diventata tratteggiata, si vede bene da lì, è diventata tratteggiata questa riga, quindi non sarà più una riga dritta che definisce un pezzo, ma sarà una riga di costruzione. Vediamo un attimo di farvelo capire meglio. Se io per esempio prendo così una riga e faccio un pezzo a caso, ok, adesso questo qui è chiuso, no, non l'ho chiuso, infatti, salame, scusate, ok, questo adesso è chiuso e vedete che si colora, perché lui identifica che quella è una superficie chiusa, quindi questa superficie chiusa può essere estrusa. Adesso ci arriviamo a cosa vuol dire estrusa. Quest'altra riga qui è solo una riga di proiezione, è solo una riga di costruzione, scusate. Se io invece l'avessi fatta come una riga vera, la rifaccio e la faccio, ok, più lunga, adesso non ho più un pezzo solo, ma ne ho due. Chiaramente, questa è la differenza. Ok, un altro strumento molto utile è la forbicetta, che ti permette... l'ho tagliato selezionando la forbicetta, scusate. Ok, la forbicetta ci consente di tagliare le righe d'eccesso o tagliare cose che non ci interessano più. E la cosa carina è che vedete che non taglia tutta la riga, ma taglia solo l'eccesso. Quindi vedete che questa qua dietro me l'ha lasciata. Ok, allora, adesso che abbiamo... Aspettate, facciamo una cosa un po' più carina di questo affare qua, che non è niente. Facciamo un rettangolo con R. Potete fare un rettangolo, mannaggia. Ok, R. È importante, avete visto che non stavo partendo dal centro. Quando vi fa il quadratino vuol dire che state selezionando effettivamente il punto che volevate. Non lo so, facciamo un quadrato che è 150%. Ok? E a questo punto abbiamo una superficie estrudibile, che significa che se vado a terminare lo schizzo avrò sul piano questo rettangolo che posso andare a portare in 3D. Come si porta in 3D? Col tasto E o estrusione, è la cosa più semplice che si può fare, e gli si può dare un'altezza, per esempio 20 mm.
non so, 50 millimetri. Ok, molto facilmente. Un'altra cosa carina che si può fare, sempre tenendo in considerazione la storia dei vincoli, un'altra cosa carina che succede è che qui sotto si fa una storia con tutto quello che avete fatto, che è comodissima, e potete anche andare avanti e indietro spostando questo qui, questo cursore. Vedete, adesso io ho solo lo schizzo, che non si vede perché, ok, lo trovate qui sopra, così lo vedete. E poi posso dire, ok, e poi l'ho alzato. Simone, scusa, posso dire una finzione del progetto là? No, non adesso. Cioè, in realtà sì. In realtà sì, puoi anche definire la densità. Ma uno può fare sì. Densità diversa. Sì, allora, se fa così, si va sul corpo. Ah, il corpo possiamo anche definirlo. Ecco, una cosa importante da fare è anche questa. Definire tutto, perché a un certo punto poi vi trovate con schizzo 1, schizzo 2, schizzo 70 e dite, ok, quindi qual è? Questo qua è la base. E quindi definitelo subito. Almeno lo fate volta per volta e... state bene. E comunque sì, si può fare, ci sono le caratteristiche del corpo, se cliccate col tasto destro c'è materiale fisico e quindi puoi impostare, ci sono delle cose già impostate da loro oppure gli puoi impostare proprio tu delle particolarità. Insomma. Di scala massima e minime c'è comunque proprio di comunque della stampante oppure devi... No, non c'entra niente la stampante, perché questo qua puoi modellare qualsiasi cosa. E poi quando viene stampato devi posizionare... È diverso perché se io... progetto un pezzo che è in piombo per esempio e poi esporto l'STL, l'STL perde quell'informazione lì, STL ci arriveremo, è il formato di file che si esporta per la stampa 3D. Quindi poi quando stampi devi stampare tutto con la stessa densità, diciamo? Sì, la densità si sceglie dopo. Per tutto il pezzo? Sì. Okay. Ci sono anche, si chiamano software di slicer, che sono quelli che vedremo nella prossima lezione. Io uso Cura, quello che vi stavo dicendo prima, che è il traduttore tra pezzo e stampante 3D, e in quel momento puoi decidere quanto vuoi che il pezzo sia denso, come quale vuoi che sia la velocità, cioè puoi impostare veramente tantissime cose. Ci sono slicer più o meno potenti, più o meno raffinati, che ti permettono anche di moderare la velocità o l'infill a seconda dello strato in cui stai, o della zona in cui stai, del pezzo. Magari vuoi una zona più densa, la zona meno densa che non ti interessa del pezzo e lo puoi fare. Infatti immaginavo che magari se tu volessi fare questo pezzo più rigido, che motivo questo è più rigido. Sì, però non lo fai in questo momento. Qua, cioè sul software di modellazione 3D prendi solo la forma. Ok. Poi prendo slicer. E poi nello slicer, se possibile, puoi modificare quello che si chiama infill, poi, cioè, okay, poi ti racconto tutto con calma. Ok, quindi abbiamo questo bel cubettino. Allora, quello che volevo dirvi prima. Qua ci sono tante... ok, ci arriviamo. Ci sono tante cose che si possono fare anche per una volta che il pezzo è già estruso. Fondamentalmente, vedete che c'è... Ok, crea e modifica sono abbastanza esplicativi. Crea è il modo in cui dallo schizzo tiri fuori l'oggetto. Modifica è... una maniera per, una volta che c'hai l'oggetto tirato fuori, di fargli delle cose. Per esempio, la cosa che si usa di più è questo che si chiama raccordo, ok? E, ti permette di selezionare degli spigoli, per esempio, ecco, guarda, facciamo così, di impostare quanto li vuoi arrotondati e te li arrotonda. Ok? Questa cosa qui è più semplice, visto, magari lo dovete fare su tutta la faccia, è più semplice farla semplicemente così. Seleziona la faccia e quindi lui te lo fa già tutto quanto. È molto più semplice. Sì. Quel software della stampante accetta anche altri formati, per esempio quello di SolidWorks? Sì, basta che è un STL. SolidWorks esporti anche STL, quindi... Pure questo, per esempio, funziona assieme, cioè che poi... Puoi anche, sì. Quando mettiamo i vincoli? Sì. Una cosa stupida, ma se io volessi riferire una cosa a uno degli assi, devo comunque sempre mettere la mia costruzione? Non mi ricordo perché è cambiata la versione. Prima me li riconosceva bene gli assi, nell'ultimo aggiornamento ho avuto dei problemi, quindi adesso te lo dico. Cioè, se io vado così, ok, questo qua mi rileva che sto sull'asse, quindi
Però se vado tipo qua, eccolo. Ah, ok, no, ci va perché c'è la proiezione di questo. Non lo so. Nel senso, io di solito mi metto sempre le linee di costruzione, perché sono sempre utili poi pure per fare, non lo so, specchiature o cose di questo genere qua. Solidworks le dava come linee di costruzione gli assi. Già sono linee di costruzione, infatti prima era così, e adesso non, sì, ci sarà qualche modo per impostarlo. Però effettivamente è una cosa che ho notato anch'io. Però dall'ultima release che hanno fatto tipo un mese fa e non l'ho approfondita sinceramente. Comunque, una cosa utile, molto utile, che potete usare è questo configuratore dei parametri. Questo sempre per avere le cose organizzate in maniera corretta. Adesso facciamo solo una cosa al volo. Per esempio, parametro dell'utente, definiamoci una cosa come altezza. Ovviamente è utile usare queste cose qua se per un parametro che usi più volte, dipende dal pezzo che state facendo. Vincolare, cioè parametrizzare tutto quanto è un overkill, nel senso non serve, poi c'è il milione di parametri, non si capisce più niente. Quindi le cose giuste vanno parametrizzate. Per esempio, altezza la fissiamo a, non lo so, 30. Ok, abbiamo detto che questi sono millimetri, volendo possiamo anche inserire un commento, volendo possiamo anche, aspettate adesso ci arrivo, questa qua può essere anche una formula, adesso ci arrivo, adesso abbiamo semplicemente impostato 30 e quindi lui sa che adesso se scrivo altezza ovunque vuol dire 30 mm. Quindi se io vado sul cursore della storia a modificare questa estrusione che ho fatto qui, lo posso fare sia dal tasto destro che con doppio clic, e invece di 50 ci scrivo altezza, lui me lo riconosce come parametro utente, io lo imposto e è già 30. Posso anche fare al mouse è troppo sensibile, devo modificare questa cosa. Altezza per 2 è già 60. È molto comoda questa cosa, specialmente se ci abbiamo a che fare con vabbè, non so se ci arriveremo a fare questa cosa qua, però se ci abbiamo a che fare con incastri, con cose che devono andare precise, è molto comodo avere la tolleranza, definirsi la tolleranza, che è sempre quella, e ogni volta non stare a fare, ok, questo lo fa 2,5 mm, quindi devo fare 2 mm più la tolleranza, 2 mm meno la tolleranza, è fatto, senza stare a fare cose strane. Ok, allora, che altro dire? Un'altra cosa importante, sempre da tenere in considerazione quando si parla di stampa 3D, è che è sempre bene evitare le righe a 90 gradi, gli angoli a 90 gradi. Quindi, cioè, se dovete stamparvi una scatoletta, non la stampate mai con gli angoli così, a 90 gradi, ma dategli sempre uno smusso come quello che vi ho fatto vedere prima. Quindi vi selezionate gli angoli. E gli date uno smusso. Questa cosa va sempre tenuta in considerazione, anche uno smusso minimo, ma è essenziale farlo. Ok, ovviamente poi con l'esperienza, boh, tanti di voi hanno già progettato in 3D, quindi magari sto dicendo tutte cose banalissime, però con l'esperienza poi imparerete a capire come è meglio fare un pezzo, cioè da dove è meglio partire e dove è meglio arrivare. All'inizio, se non c'è un metodo, cominci a fare cosa a casa, poi ti rendi conto: ah, ok, avrei potuto fare così diversamente, avrei potuto farlo meglio, magari utilizzando qualche schizzo in meno, qualche estrusione in meno. Cioè, man mano che usate questi software, capite come ottimizzare sulle operazioni da fare. Per esempio, adesso se volessimo fare una scatola, facciamo conto che volessimo fare una scatolina, no? Qui. Facciamo conto che questa qui è proprio la nostra scatolina e noi dobbiamo fare che c'è un coperchio che si apre e basta. Quindi c'è una parte sotto e una parte sopra. Allora, innanzitutto, come vi dicevo prima, ci mettiamo gli smussi. Ah, ecco, per dire, anche questa cosa qua. Adesso io l'ho fatto, prima l'ho fatto 3, adesso l'ho fatto 5 perché lo sto a fare a caso, ovviamente. Però se lo vogliamo fare tutto uguale, questa è una cosa che si può parametrizzare. La chiami smusso.
e quello te lo fa sempre uguale, vedete che almeno viene preciso. Ok, ecco anche questa cosa qua, cioè invece di farne tre ne avrei potuto fare uno solo, vabbè, comunque, perché poi parlando mi viene così. Ok, allora questa è la nostra, diciamo, scatolina. Adesso ci sono tanti modi che si possono utilizzare per scavarla all'interno, fare gli incastri, cioè ci sono tantissimi modi. Quello che vi consiglio io è, almeno vi faccio vedere anche un po' di tool, vi farò vedere un po' di cose tutte insieme, ovviamente, cioè, saranno un po' di informazioni, poi qualsiasi cosa venite e mi chiedete se vi piace, se insomma, se vi siete persi qualcosa. Allora, quello che mi verrebbe in mente da fare a me è definire l'altezza in cui si divide il tappo dalla base, ok? Noi sappiamo che questa è alta 60 cm adesso, quindi io mi definisco un piano di costruzione che mi va a definire lo stacco tra la base e la parte sopra. Come lo definisco? Lo definisco partendo da questa base qua, quanto lo voglio alto? So che è 60, lo faccio, non lo so, 45, per esempio. Ok, adesso vedete che c'è questo piano messo qui, mi piace, in questo modo, aspettate che, ok, così, significa che adesso qui posso fare un altro schizzo, ok? Perché se no, se avessi fatto con la box così e non c'ho lo schizzo qua, che è successo? Ho vibrato qualcosa, non lo so. Se avessi provato a fare uno schizzo da qua, non avrei potuto farlo a quell'altezza lì. Prima mi devo generare un altro piano e poi da quel piano riesco a fare quello schizzo lì. E, come facciamo? Un'altra cosa che mi viene in mente a me, ma in passato ho fatto sempre cose diverse, cioè nel senso avrei potuto anche alzare e fare solo la base. Adesso lo faccio, infatti. Lo facciamo a parte. Allora, potrei fare così, potrei fare divisione corpo, e mi chiede quale corpo? Questo. Poi mi chiede secondo quale piano, mi tolgo il corpo perché sennò non riesco a prendere, secondo questo piano. Avrei potuto dividerlo anche secondo gli altri piani che erano definiti, questi qua ovviamente sono definiti da default. Io dici ok, e lui, vedete che mi ha creato due oggetti stavolta, e so, la parte sopra e la parte sotto. Anche qua, chiamateli subito come si chiamano, perché se no succede che poi mi impicciate. Vabbè. Ok, per esempio, adesso io questi qua li tolgo, avrei potuto anche fare la seguente cosa, adesso vado veloce, eh. Mi faccio un quadrato come pare a me, ok, ma questo lo tolgo, lo sto facendo a fianco, qua abbiamo il nostro oggetto che abbiamo fatto adesso, questo qua è solo una prova, tanto adesso la cancello, quindi questo io lo tolgo per non darvi fastidio. Questo qua, per esempio, ok, devo fare alto 60 cm con l'apertura a 45, perfetto, allora faccio semplicemente, lo alzo a 45 e poi dopo ho la possibilità adesso di fare un'altra estrusione da qui, faccio un'altra estrusione, non faccio, gli chiedo di farmi un nuovo corpo, alto 15 cm, scusate, altro 15 cm, lui di default mi dice lo vuoi attaccato a quel corpo, no, io voglio un nuovo corpo, in modo tale che ce n'ho due e sto nella stessa situazione di prima. A meno delle smussature, quindi c'è, cioè, dei modi di fare le cose, ce ne sono veramente tantissimi. Ok, quindi io da qui a qui non mi interessa e lo cancello, hai visto quanto è semplice, e sto in questa situazione qua. Ok, prendo questo qua, adesso lo devo svuotare e c'è il pratico comando di svuotamento. Quanti millimetri voglio? Non lo so, facciamo 3 mm, ma questo 3 mm potrebbe essere anch'esso un parametro. Ok? Non so se mi sto spiegando. Vedete che adesso lui me l'ha... Lo svuotamento è fatto proprio apposta per prendere in considerazione...
una cosa, diciamo, tipo una scatoletta, proprio quello che stiamo facendo adesso, quindi ti taglia tutto quanto lasciandoti 3 mm anche nel lato inferiore. Aspetta, lo faccio vedere. Ci ha lasciato 3 mm anche da questa base a questa qua sotto. Ok, è fatto apposta. Se avessi voluto svuotarlo tutto, per esempio, avrei dovuto fare così e quando mi chiede faccia e corpo, dargli anche la parte sotto, che adesso non la prende, non so perché. Ah, no, aspetta, perché anche questo è cambiato nell'ultima versione. Interno esterno mi definisce il coso, interno... non mi ricordo che dovevo prendere, forse con control. No. Con l'altra versione questo era, si faceva con control, adesso non so più come si fa. Comunque online c'è veramente di tutto per capire come funzionano queste cose. Cioè te vai sul singolo vedete, c'è possibilità anche di fare cose di questo genere qua. Cioè, è molto comodo il comando di svuotamento. Ok, quindi adesso abbiamo svuotato la parte sotteriore. Adesso dobbiamo svuotare la parte superiore. Facciamo la stessa identica cosa. Diamogli sempre 3 mm. E abbiamo la nostra scatoletta. Vuota, al momento. Un'altra cosa che è molto utile è definirsi l'analisi di sezione, che... te la puoi mettere qui, per esempio, al centro, più o meno, del pezzo, e avere idea sempre di cosa sta succedendo all'interno del pezzo. Questa cosa qui la trovate poi in analisi, vedete che c'è, quando c'è l'occhio, la state visualizzando, quando lo chiudete non lo visualizzate più, e c'avete il vostro pezzo. Ok, a questo punto... vediamo altri tipi di lavorazione. I fuori di X millimetri di diametro. Quindi dire... I fuori di X millimetri di diametro, certo. Vabbè, facciamo che facciamo qualcosa che non sappiamo cos'è. Facciamo conto che qui... Ok, no. Ok, facciamolo di qua. Decido che voglio fare dei fori qui, per esempio. Devo fare dei fori qui. E cosa faccio? Faccio uno schizzo. Avete visto che me lo sta già facendo sulla faccia che avevo selezionato. Vedete che c'è il piano che taglia la figura, è perfettamente appoggiato sulla faccia. Ecco, poi magari vi ritrovate in questa situazione, cercate di mettervi dritti, ovviamente c'è l'isometria che vi aiuta tantissimo, ovviamente piatti. Ok, facciamo conto che io voglio un foro al centro di questa faccia. Un foro al centro come lo faccio? Ok, allora anche qui ci sono diversi modi per farlo. Il primo che mi viene in mente è tracciare una diagonale e vedete che se mi metto al centro di una riga, lui mi fa un triangolino che mi dice questo è il centro della riga. Ok, quindi mi prendo questo punto come centro della riga appunto. Quanto lo voglio grande il foro? In realtà non è importante, basta che ci sia un punto qui, quindi facciamolo, non lo so, di 3 mm, e poi dopo vi faccio vedere come si fa con la funzione foro, e c'ho un foro al centro. Altri modi per farlo potevano essere, prendo sempre la riga, questo qua mi dice che questo è il centro di questa riga, e quindi vado giù, e trovo il centro anche di quest'altra riga, e vedete che mi porta al centro. I modi per fare le cose sono, diciamo, a vostra discrezione. Ok, adesso che ho questo foro, termino, e ho la possibilità di fare un foro qui, nel senso, ho questo punto segnato, questa è la cosa importante, che ho il punto al centro segnato da qualcosa. Quindi che faccio? Vado su foratura, seleziono la faccia dove voglio il foro, ce lo trascino banalmente, vedete che lui quando trova un punto ci si attacca, perché capisce che lo vuoi fare lì, e qui gli puoi impostare quello che vuoi. Gli puoi impostare se lo vuoi lamato, che significa che c'è questo bordino fatto in questo modo qua, e gli puoi impostare tutte le dimensioni della bordatura, della lamatura, vedete che è fatto così. Io per dire uso sempre la svasatura, perché abbiamo le viti fatte in questo modo, e
per esempio, se volessimo fare un foro di come li usiamo noi, io con l'esperienza ho trovato che la larghezza di questo qua è 6 mm, viene bene facendolo di 6 mm. Il sotto non ci interessa perché non ci interessa cavo, per esempio, oppure ci interessava punta, non lo so, cioè nel senso possiamo anche cambiare questo angolo qua, cioè le cose che si possono fare sono veramente, veramente tantissime. E quanto lo vuoi largo? Avevamo fatto l'avevamo fatto dei 3 mm, ma noi lo vogliamo 3,5, non c'è problema, gli diciamo 3,5 e adesso è 3,5. E ci abbiamo un foro, svasato, come piace a noi, e che è già modellato. Sì, sempre bulloni a passare attraverso queste cose, non viti, perché i viti sono tagliati. Puoi anche fare la viti. Ma cioè, prendono bene, spaziano. No, allora dipende come le stampi, cioè nel senso che le filettature le puoi fare. Ah. Sì, sì, cioè, e anche qua, cioè per renderci la vita semplice, c'è il comando filettatura. Tu gli selezioni, adesso stiamo a fare una cosa che non c'ha senso, però tu gli selezioni questo che lo vuoi filettato, gli dai filettatura e qua ti dice ok, il passo tutto quanto, che è un M3, un M3,5, un M2, un M4, un M5, la classe, se è filettato a destra o a sinistra, puoi fare veramente qualsiasi cosa. Cioè, qualsiasi cosa ti viene in mente, c'è un modo però, per... addirittura in prima visione stampa... Però lo facciamo, eh? Sì? Sì, io ho qualcosa di là che ho stampato... Tendenzialmente bulloni vanno meglio. Tendenzialmente sì. Cioè, tendenzialmente sei più sicuro. Nel senso che così rischi di spaccare. Cioè, nel senso, se deve essere qualcosa che porta qualcos'altro, cioè deve essere sempre chiaro l'utilizzo che devi fare dell'oggetto che stai progettando. Dall'inizio deve essere chiara sta cosa. Se stai progettando un pezzo critico, per esempio dei pezzi del drone sono molto, molto più critici di altri, perché magari sostengono, non lo so, il pacco batterie, e quindi sono molto più critici, e allora quelli hai delle accortezze diverse. Per esempio lì li fai di un materiale specifico, li fai con una densità specifica diversa da un altro oggetto che magari ti serve solo per sostenere per esempio la telecamera. Okay. Questo è un po' okay, il punto. Ok, quindi abbiamo visto anche come si fa la filettatura, in particolare la filettatura, ecco, vedete che me la sto un po' lamentando, facciamola più carina la filettatura. Prendiamo sempre la base, vedete, potete riandare a modificare lo schizzo e ci facciamo un cilindro qua grande, non ci interessa quanto. Alziamo questo cilindro così e gli diciamo che questo qua lo voglio filettato. Vedete che qua gli posso impostare qualsiasi cosa. Lui di default mi dice ma lo vuoi 52, perché più o meno ho fatto il cerchio di 52, ma se in realtà lo voglio di quello che mi pare a me, lui me lo rimodifica, ovviamente. Vedete? Ok? Facciamo conto che lo voglio così, un 28. Una cosa importante è... Ah no, aspettate, scusate. Modifica lavorazione. La cosa importante è modellarlo in modo tale che vi fa proprio la scavatura. Vedete? E questa cosa qua già funziona. Per esperienza vi dico che gli dovete dare una tolleranza, perché così, quando l'andate a stampare, non aggrappa bene, cioè fa fatica. Quindi per esperienza vi dico che per dargli gli dovete dare la tolleranza. Come si dà la tolleranza? Usando un altro comando che si chiama questo, che si chiama così, premere e trascinare. Vabbè, ora ho messo pure in italiano, è tutto più strano. Comunque è molto comodo questo programma, questo comando, perché è diversa da un'estrusione. È diversa da un'estrusione perché puoi premere e trascinare anche cose tipo questo. Io voglio che questa cosa qui sia poco più piccolo di come te l'ho impostato. Per dire, voglio un M5, l'M5 vuol dire che è una vite
un bullone largo 5 mm. Ma cos'è larga 5 mm? La parte esterna, la parte interna? La parte, in realtà è la parte esterna che è larga 5 mm. E quindi gli do una tolleranza. Quant'è la tolleranza? Non lo so, scrivo tolleranza, tollenza, toll, scrivo toll. Ok, lui non lo trova, non sa cos'è. Non so se funziona così, infatti prima io lo devo impostare come parametro. Vabbè, ce l'ho già qua. Meno 0.2. Gli do ok e lui me l'ha un po' ridotto. Così già funziona. Se volete essere ancora più sicuri, fate la stessa cosa anche su questo lato e su questo lato. Questi sono accorgimenti per la stampa 3D. Ok, un'altra cosa per dire che abbiamo utilizzato ultimamente è stato questo tool qui, che ti permette di creare degli ingranaggi e già te li fa lui. Per esempio, adesso vi faccio vedere che succede. Oh, che è successo? Disponibile una versione, ma non mi interessa. Questo ad esempio va tutta una serie di toolbox. Ah, ok, penso che sia crashato, perché sì, comunque sì, c'è tutta una serie di toolbox. Penso che sia crashato perché, come dicevo, avendo aggiornato la versione, quel tool non l'ho più utilizzato e quindi probabilmente era da... Ah no, non ha crashato. E che è successo? Boh, non lo so. Dicevi, scusa? C'è una serie di toolbox, per esempio, per vedere se i bulloni, ho un set di bulloni e vedere se combaciano. Se si incastrano, sì, ce l'ha, però la cosa è che non sapranno mai come quelli che c'hai tu. Nel senso che poi dipende come l'hai presi sti bulloni. A livello di decimi di millimetro c'è sempre una differenza. Quindi quello che consiglio è sempre fare delle prove. E per esempio, se dovete stampare un pezzo complicato, stampare sempre i pezzi più critici prima. Per esempio, se avessi dovuto stampare questa scatoletta con questo aggancio qua, veramente, prima vi stampavate solo questo pezzetto qui, ovviamente, vedete se funzionava e poi stampavate tutto il resto, pure per risparmiare un po' di filo, perché sennò inquiniamo. Sì, a parte quello, è proprio un buon modo di fare le cose, perché magari a stampare tutto il pezzo ci mette 6 ore e non sei sicuro se viene bene o no. Invece stampa solo quel pezzetto là, ci mette magari 10 minuti e poi sei sicuro che va bene la stampa. Vabbè, e quest'altro è un altro, ve lo faccio vedere perché l'abbiamo usato, che ci è servito per un rover, il roverone, quello che mi hanno già fatto vedere, immagino, quello del Crea. E mi tolgo tutte le cose che almeno non servono. E questo qua, banalmente, gli dite... Voglio un aspetta, ve lo faccio vedere almeno capite di che sto parlando. Vedete? Io lo voglio con quale inclinazione, per esempio qua a 30 gradi, no, io lo voglio di 45 gradi, e vedete che lui si inclina. Il numero di denti, il passo, ci sono ovviamente mille parametri che potete modificare, e quello, la cosa bella è che lui automaticamente, una volta che definite i vostri parametri, vi tira fuori una serie di dati che non so perché si vedono così piccoli. Oh. Ok, che vi dà una serie di dati che possono essere utili poi a modellarci le cose intorno. Per esempio, una cosa utile è pitch diameter, per esempio, che è quella che ho scoperto essere la più utile fondamentalmente, ed è il diametro del cerchio per fare l'incastro con un altro ingranaggio. Ve lo faccio capire meglio. Questo qua posso dargli. Metto di qua. Ok, ve lo faccio capire meglio. Allora, vediamo un attimo. Allora, ok, per esempio facciamo un altro, modifichiamo questo, modifica schizzo. Allora, io voglio due ingranaggi che stanno attaccati, ok, mi metto qua a caso, sto facendo cose che non si fanno, cioè sto, prima ho detto devi incolla tutto, poi adesso sto a fare cose a caso, però è solo per darvi un'idea. Allora, io so, per esempio, ecco, che mi serve
un ingranaggio che è largo 90, anzi in realtà la specifica che avete, che avrete per fare queste cose qua è quanti denti vi servono, un ingranaggio è un altro, perché almeno a noi ci è servito per avere un riduttore o un moltiplicatore di movimento, quindi ci avete un rapporto. Quindi ok, 90 non è neanche necessario, facciamo che grande a caso. Ok, beh, diciamo che è grande a caso, e gli facciamo un altro cerchio a fianco, ok? Che sarebbe l'altro ingranaggio che si deve andare poi a incastrare. Non so se sto facendo le cose nella maniera più corretta, ma ci arriveremo. Poi voglio che siano tangenti, allora che faccio? In tutti i vincoli, qua ce ne sono tantissimi di vincoli, per esempio voglio che una riga sia uguale all'altra, voglio che una riga sia parallela, che sia perpendicolare, che passi precisamente per il punto medio, che due cose siano concentriche, cioè ce ne sono veramente tantissimi, oppure voglio che sia tangente, per esempio, quindi seleziono la circonferenza che voglio che sia tangente e vedi che pa, ce l'attacca. Ok, e dopodiché, termino, scusate, è un po' che non faccio questa cosa, adesso io mi definisco, non lo so, un ingranaggio da 30 denti, ok? Con facciamo 35 di inclinazione, poi vi dico perché. No, ok, sono 16 denti, quindi 20 denti facciamo per esempio. Ok, e lui me l'ha definito, e sta qua. Ok, perché l'ha fatto così? Non lo so. Mi fa questo oggetto che posso col tasto M muovere dove voglio. Ok. Ok. E poi facciamo conto che. Ok. Come ho fatto cosa. Questo schizzo non serviva a niente. Adesso lo cancello. Perché se l'ho fatto, lo facciamo dopo. Ok. E poi mi serve per esempio un altro ingranaggio. Quello là era 20, no scusate ho sbagliato, acquisizione della posizione, mi serve un altro ingranaggio per esempio che è da 10. Okay. Questo me lo prendo sempre e me lo porto qui vicino. Ok. Adesso per far sì che questi siano incastrati bene correttamente tra di loro, quello che devo fare è andare a vedere. Ah, ok, questa cosa qua non me l'ho fatta vedere. Quando creo un oggetto del genere, lui mi fa tutta una serie di cose che io non ho fatto, che ha fatto lui automaticamente, perché è un tool che automaticamente fa delle cose. E posso anche andare a modificarle, questo è comodo. Quello che succede a questo punto è che se io ora qui faccio sì, acquisizione della posizione, sì. A questo punto gli faccio un cerchio che è di raggio, ok, lo dovevo vedere prima, non me lo ricordo, adesso lo facciamo, metti 60, adesso lo andiamo a modificare, ok, e poi gli facciamo una congiungente da qui, se ne va di qua, precisa, questa qua adesso diventa una riga di lavorazione, come vi dicevo prima, perché non ci serve, quindi lo facciamo premendo X. Ok, ci facciamo anche un'altra circonferenza che sarà più piccola, non sappiamo ancora quanto, adesso lo andiamo a vedere di qua, che è 20, e le faccio tangenti queste due. Adesso dite, questo qua quanto deve essere? Lo andiamo a vedere nel parametro che vi ho detto prima. Però per farlo lo devo rifare perché non me lo sono segnato da bravo pollo. Ok, questo è 20. Andiamo a vedere. Pitch diameter mi fa 69,282. Ok, quindi questo qua, che è questo schizzo. Modifica è 69,282 e vedete che
mi identifica esattamente il punto di tangenza, cioè dove se mettessi questa qui, ma adesso non ve lo faccio perché andiamo a vedere altre cose perché se non finiamo mai. Se andassi a mettere questa qui, esattamente il punto di tangenza per incastrare perfettamente i due ingranaggi. Avete domande? No. Però abbiamo combinato finalmente. No? Bene, allora preso 5 e 5. Ok, allora altre cose che si possono fare sono, per esempio, questo non ci interessa, lo eliminiamo. Sì, lo voglio eliminare. Ok. Altre cose che si possono fare. E per esempio, non lo so, vi faccio vedere un loft. Cosa sono i loft? Chissà chi ha già progettato, già lo sa benissimo, ovviamente. Sono queste cose qua. Ovvero, io posso anche non fare un'estrusione. Abbiamo visto finora estrusioni solo verticali e poi lavorazioni sulle superfici che abbiamo fatto. Posso anche non fare un'estrusione necessariamente verticale, ma fare un'estrusione particolare, come pare a me. Per esempio, facciamo una cosa così. Per esempio, se io tolgo questi e sempre, ok, faccio uno schizzo su quest'altro, su quest'altro piano e faccio un cerchio qua. Ok? E mettiamo che io abbia bisogno di qualcosa che... Ah, no, qua mi sa che non me lo fa adesso. Ok, uso questo. Mettiamo che io abbia bisogno di qualcosa che vada qui a qui. Ok? Un tubo che vada qui da lì a lì. Adesso forse sto usando, eh. Però io selezioni, prendi loft, io selezioni un profilo, io selezioni l'altro profilo e lui ti dà errore perché dice no, non mi piace. Ci vuole la spline, non è necessaria, la spline la puoi impostare o se non la imposti lui ti fa direttamente il tubone, capito? Però perché non mi piace così? Forse perché allora, ho un po' esagerato, cioè nel senso che sono Ma non un po'... era lo sweep, Allora... però. No, lo sweep è quando gli dai una linea. Questo qua tu gli dai una linea, sempre che adesso la possiamo definire, però gli dai una linea e... Ok, guarda, facciamo una cosa più facile. Facciamo una cosa più facile. Ci abbiamo questo piano qua rialzato e adesso creo uno schizzo su questo piano qua, creo un cerchio qua, a caso ovviamente, e gli dico di fare il loft tra questo. E questo anche senza spline, capito? In questo caso me l'ha fatto direttamente. Poi se gli voglio dare una linea d'asse, per esempio, guarda, facciamolo, perché in questo modo io non riesco a capire quanto, cioè a definire quanto voglio incurvate, per esempio, le righe, no? Le pareti, così non glielo posso definire. Mentre per esempio, potremmo fare questa cosa qua. Allora, vediamo un attimo. Vedo sempre qua che se no mi torcicollo. Allora, una cosa che si può fare facilmente è questo, definire il tipo di collegamento. Puoi fare la direzione, vedete che ve lo bomba in questo modo qua, però potreste, ovviamente poi esplode perché ci sono delle autointersecazioni. Potete vedere, modificarlo in questo modo qua, però potrebbe non piacervi questa cosa e potreste volerlo, non lo so, molto più fino, per esempio. E come fate a dirglielo? Glielo dite in questo modo qua. Allora, prima di fare lo loft, prima di fare il loft, esatto, gli definite delle righe che deve seguire, per esempio. Allora, come facciamo? Non lo so, adesso ecco, almeno faccio vedere anche un'altra cosa. La prima è sempre il primo modo che mi viene in mente per fare questa cosa qua. Nel definire un piano ci sono
anche qui tantissimi modi. C'è un piano di offset, che è quello che abbiamo fatto prima. C'è un piano in corrispondenza di un angolo, che vuol dire che io do un angolo e mi genera un piano. Posso inclinare come voglio, perché non me lo sta a far vedere, perché è così, ok. Che posso inclinare come voglio, ok, questo è comodo per esempio. Oppure c'è un piano tangente, per esempio. Allora io voglio un piano tangente a questa faccia qua, e mi fa il piano tangente. E lo posso anche qui inclinare come voglio, sempre che non me lo sta a far vedere per questo motivo qua. Ok? Cioè, veramente il limite è solo la fantasia. Questo per dire che un'altra delle cose è per dire un piano medio. Quindi prendo la faccia di qua, prendo la faccia di là, e lui mi definisce un piano in mezzo. Eccolo qua. Ok. Vado a fare uno schizzo su questo piano qua, questo lo tolgo, ok, e dove sta l'altro? Eccolo qua, vedete che c'è questo schizzo che ho fatto prima qui sopra e lo schizzo che io voglio fare un loft tra questi due, no? Come abbiamo fatto prima, però io voglio dare io le righe che deve seguire. Come faccio? Gli dico che, allora aspetta, intanto mi rimetto bene, gli posso dire che per esempio, utilizzando un arco a tre punti. Ah, ok, non vi ho detto un'altra cosa. Usiamo prima questa cosa qua. Adesso io queste cose le vedo, ma non posso utilizzarle, nel senso che se voglio fare una riga che parte esattamente da questo punto qua, non lo riesco a fare, perché non ce l'ho sul mio schizzo, sul mio piano di lavoro, non ce l'ho questo punto. Quindi come faccio? Me lo proietto. Prendo questa riga, prendo quest'altra riga, cioè proietta, che in realtà non so neanche dov'è, però so che è tasto P, proietta, ok, e vedete che mi ha proiettato le righe che avevo selezionato sul mio schizzo. Adesso, facendo l'arco a tre punti, che potrebbe essere anche un arco, come si chiama questa spline? Eccola qua. La spline, per esempio, facciamo la spline, o più. Potrei fare una cosa di questo genere e giocarci come voglio per definire la superficie che più mi piace. Una volta che l'ho definita, posso pensare di farla dall'altro lato. E banalmente, farla dall'altro lato si fa facendoci una specchiatura. Come si fa la specchiatura? Si fa una riga al centro rispetto alla quale voglio specchiare, la si definisce come riga di costruzione. Anche qua non è necessario farlo, però è buono, è meglio farlo. Si seleziona questo specchio, ti dice cosa vuoi specchiare, questa riga rispetto a cosa la vuoi specchiare, a questa, che me la specchiava direttamente. Fammi togliere questi due cosi che non servono, ok, e tolgo anche questo schizzo che non serve. Adesso quindi vorrei che il loft seguisse questa, fatta a caso, questo profilo qua. Quindi come faccio? Lo porto avanti, ovviamente c'è il loft fatto come prima, gli do modifica lavorazione e gli dico che mi devi seguire, gli do una linea d'asse e gli dico che mi devi seguire questo qua. Ovviamente l'ho fatta troppo, non mi piace. Quell'altra è il centro, è preso rispetto al cerchio e non alla base, quindi in realtà non taglia fino alla fine. Ah, ok, questo è il problema, perché ho fatto il cerchio a caso. Esatto, ok, avete capito il problema? Chi non ha mai progettato in 3D, ok. Allora, il problema è stato questo, che avendo fatto il cerchio qui sopra a caso, ok, non è a metà della base del rettangolo che c'è sotto. Quando sono andato a fare lo specchio, questo punto qui era prendeva esattamente il bordo della base. E vedete che quest'altro no, c'è un piccolo spazio. Ok, quindi che facciamo? Per fixarlo andiamo a modificare. Facciamo finta che questo qua non mi piace più così, ma lo faccio diversamente perché sennò dovrei spostare tutto. E gli faccio
un arco, per esempio, semplice, a tre punti, e gli dico da qui a qui, inclinato, come mi pare, così. È diventata una cosa strana, però adesso dovrebbe andare, che io gli dico che la linea voglio che sia questa, no, ancora non mi piace, perché non mi piace adesso. La? Ah, ok, sì. Però questa è una cosa che... No, vabbè, ho scelto righe troppo strane, probabilmente. Perché ogni tanto si fa l'auto-intersecazione a caso. Per esempio, fa fare lo schizzo 3D? Sì. Sì, te lo può fare. Aspetta che adesso te lo dico. Voglio intanto vedere se riesce a fare. No, infatti, aspetta. Per fare lo schizzo 3D, qui nell'impostazione degli schizzi, fai imposti lo schizzo 3D e vai e poi lavorarlo e in questo modo qua in particolare. Se tipo fai una riga, vedi? Ti dice su quale piano lo vuoi fare, per dire su questo. Poi fai una riga su questo piano, ok? E ti sposta il sistema di riferimento per dire, sai adesso dove vuoi andare? Sono schizzi diversi. Sì. Sì, sì, sì. Non la uso tanto questa cosa qua, però può essere utile effettivamente. Ok. Boh, altre cose che vi vengono in mente che vi potrebbero servire? E per vedere le intersezioni tra due parti? Per vedere l'intersezione tra due parti, prima adesso la facciamo, allora l'intersezione tra due parti, aspetta a nulla. Ok, facciamo una cosa strana, questa roba qua, la intersechiamo così, così? Ok. C'è questo comando qua che combina. C'è questo comando che combina che ha la possibilità di vedere l'intersezione. Tu di lui ovviamente ti chiede quale corpo. Questo è questo. E ti fa l'intersezione. Oppure ti fa il taglio. No, in realtà mi sai che l'ho espresso male, forse. Cosa? Intendevo interferenza. Interferenza che cos'è? Diversi corpi. Di solito si montavamo magari assieme. Ok. Diverse parti però. Sì. E tu potevi verificare se magari messo male i corpi tra loro e che quindi c'avevi. Ah, delle sovrapposizioni. Faceva una verifica generale di tutto il modello. Ah, ok. Ok. Allora, vabbè, nel senso a me non mi è mai servita sta cosa, quindi non so come si fa. Sicuramente c'è un modo. Se lavori con più corpi ha senso, con il corpo solo. Ma sì, sì. Ma perché fai il pezzo singolo, fai l'assieme, fai il. Cioè, non ho capito. Sì, di solito c'è la logica per cui c'è il file in cui tu hai un singolo componente e un file invece dove puoi andare assieme. Questo tipo di file era facilmente si poteva fare questo studio delle interferenze. Mm-hmm. Non so se c'è anche questa logica su questo programma. Guarda, ci dovrebbe essere, però come ho detto non... Tu solo il tipo di file tipo assieme. Non lo so, non mi è mai servito. Creiamo la scatola, uh-huh. Magari creiamo un altro pezzo che è il coperchio e poi nel file assieme prendiamo i due oggetti e li uniamo insieme e poi da lì componiamo. Ok. Sì, beh, penso ci sia un modo. Non mi è mai servito. Il progetto del drone è tutto un unico file. Allora, il progetto del drone, guarda, adesso lo faccio vedere, almeno tanto siamo qua. Ci sono tutti i pezzi. Ah, ok. E poi c'è un altro, come se fosse un altro pezzo. Ah, un'altra cosa che li contiene tutti. Che li contiene tutti. Allora sì, è simile. Sì. Però su SolidWorks invece differenzia i tipi di file. Ah, ok. Cioè il file
tutto completo è diverso dal file che contiene il pezzo unico. Questo c'è 200 mega di roba. Ma si può fare anche la simulazione dei movimenti? Sì. Sì, sì, sì. Si può fare la simulazione dei movimenti da qui, gli dai i vari vincoli e ti simula proprio le cose che si muovono. Sì. Per gli ingranaggi. Per esatto, per gli ingranaggi può essere utile. Ci sta a mettere un po'. Fatto di smussare la parte bassa della scala, ma sì. Andiamo in 3D, sarebbe meglio avere tutto liscio sotto e non per voi. Sempre che le righe a 90 gradi danno problemi, ma la prossima volta vi faccio vedere tutti i tipi di problemi che ci possono stare. Anche diciamo, partendo da una base, diciamo, in quel caso completamente liscia, non va bene, è sempre meglio dargliela un po' di... Ovviamente questa è esperienza personale, eh. Però ho notato che ogni volta che c'ha le righe dritte, pure nel piano base, quando c'è le righe dritte potresti incappare in problemi del tipo se stacca un pezzetto perché si scalda male e quindi ti fa ridere. E quindi cioè, cioè, possono succedere varie cose, diciamo, con le righe a 90 gradi. Non mi piacciono tanto le righe a 90 gradi, alle stampanti. Se più fa le cose smussate, più... Ah, c'è un esempio? Ah, io c'è un po' di esempio. Questo che è successo a questo... Sarzato. Sarzato. Questo è un connettore... Questo è quello che va bene. Okay. Esatto. Quindi che succede? Questo l'hai stampato qua. No, l'hai stampato... Da sotto. Da qua? Sì, sì. E si è alzato. Ma che sta... è rivelata male sta stampando. Qua era rivelata male. Qua era rivelata male. Vabbè, comunque, magari ve lo passo questo per vedere. Se vedete qua, questo l'aveva appoggiato così e l'aveva stampato in questo modo. E è bombato, perché si è staccato. Però se vedete la distanza tra le righe, mo ve lo faccio passare. Se vedete la distanza tra le righe di questo pezzo alla parte, tutto quello detto che è livellato male, non è uniforme. Si vedono proprio tutte le singole righe e questa cosa non va bene. E questo significa che il pezzo è stampato, che la stampante è livellata male. Le cose che possono succedere. Hai qualcuno già visto questa cosa? Questo l'avete visto? Quello è un agglomerato di filo che c'è stato un problema pure là, di adesione al piano di stampa. E ecco, vedete pure qua che è successo per dire sto pezzo. Sto pezzo qua, esatto. C'è avuto un problema di adesione, anche se era livellato bene, perché se vedete il piano, alla differenza con quell'altro, passate. Dopo la scarta poi vediamo bene tutte quante le cose. Il piano qua era messo bene perché vedete che è molto più uniforme la base. Però se vedete gli angoli sono un po' arrotondati. Mettilo piatto. Vedete? Gli angoli sono arrotondati di qua e di là. Passatelo un attimo. A parte che pure questa... Questo dipende un po' dal materiale. Dipende dal materiale, dipende dalla temperatura di stampa, dipende da tantissime cose. La prossima volta faremo queste cose qua, vi faccio vedere come è fatta la stampante, i pezzi che la compongono e un po' come si stampa. Comunque questo è il pezzo e in realtà io questo qua non l'ho usato come dite voi, perché a me mi serviva solo per averci gli ingombri. Per capire quanto potevo fare grandi le cose fondamentalmente, senza andare a sbattere alle eliche o ai cavi che i cavi in realtà l'ho immaginati. Però vedete che qua c'è roba sospesa, cioè sto piano qua vedete che è sospeso per aria, cioè non è solo appoggiato così, perché mi serve solo per vedere, lo vedete questo? Per esempio invece solito si va a fare per esempio tutti gli accoppiamenti, sì, sì. Per esempio video. Sì, anche questo lo devo fare. Però anche qua non mi sono mai messo a fare queste cose qua. È tipo ad esempio un'interferenza
che c'è il pezzetto nero. L'avrebbe questo e questo? No, quello più grande. Quella, il nero è la base, diciamo. E il portabatteria. Ah, ok, questo. Sì. Invece, solito, cioè, tu lanciavi il comando e ti diceva subito c'è un'interferenza qui. E... sì, metterebbe l'ansia questa cosa. Sì. Sì, una 3000 euro. Funzionare, però fatti con l'esperimento tipo con schizzo del sito. Immagina dentro una scatoletta con circuiti e interferenze. Casino. Vabbè, quindi se vanno toccato. Sì, vabbè, comunque questa è un po' la che ora mi ho fatto? Lo faccio vedere, no, 5:30. 5:30 finisce, ok. Vabbè, allora poi la prossima volta faccio vedere come da un oggetto che abbiamo qua, stiamo a vedere cose che non ci interessano, però come tipo sto oggetto qua, non so che sto a far vedere, ok, come sto oggetto qua lo posso portare via da qui e spostarlo in un file che piace ai software di slicing e poi stamparlo. E per il progettino che facciamo qua, il portacamere nella della USB, sì, okay. Quelle quadrate, va bene, allora poi su Teams vi mando un po' di specifiche, un pezzetto come inclinato o no? Sì, bello dalla diretta. No, non è un progetto di dati, non è obbligatorio, è solo se volete esercitare a fare qualcosa. Infatti lo vorrei fare più, senza creazione, lo vorrei fare più a chi non ha ancora fatto queste cose, per chi ha fatto prototipazione, ha fatto pezzo, ci mette secondo pezzo, ovviamente. Mentre chi non l'ha fatto, se volete, cioè non è un obbligo, però se volete, se no io comunque poi lo faccio domani, almeno ce l'avete pronto. Magari riesaminiamo quella cosa là, vediamo come l'avete fatta voi e come l'ho fatta io. Ok, e poi la prossima volta vi faccio vedere, quindi, come ho detto, sì, il processo di esportazione da qua, lo slicing, e poi vi parlo un po' dei materiali, come funziona la stampa, e la prossima, vediamo come arriviamo con i tempi, e la volta dopo invece stampiamo proprio. Stampiamo quel pezzo là. Ok. Ok. E tutte degli ingranaggi da dove si installano? C'è su Autodesk. Sullo store. Quello non mi ricordo se l'ho preso sullo store. Comunque cerca ingranaggi Fusion 360 e ti escono vari pacchetti. Te lo scarichi e te lo installi. È semplice, riavvii l'applicazione e te lo trovi. È gratis da studente, sì. Questa è, diciamo, la parte comoda rispetto a SolidWorks. Esatto. Poi uso SolidWorks, infatti, è stato il motivo per cui... Io ho usato Parallels. Poi capirai. SolidWorks su Parallels. Girava. No, te credo che gira, però... Vabbè. Comunque... questo è un po'... spero che sia stato chiaro, più che altro per chi non l'aveva mai fatto. Deve fatto capire un po' come di avervi dato un'idea, più che altro, perché cioè a me per dire queste cose erano proprio tutto oscure prima di cominciarci a lavorare. E va bene, come se rompe tutto qua, fai tu?